Da quando Zero Calcare ha fatto uscire la serie Strappare lungo i bordi, c'è una domanda che attanaglia tutti gli italiani. Ma Secco, se l'è preso il gelato, sì o no? Ciao, sono Aurora, racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma non solo. E se siete nell'internet, capita che compaiono questi fenomeni che voi vi sentite circondati e vi sentite attanagliati finché non li avete effettivamente visti. È cominciato con LOL, con tutti i meme su LOL, poi c'è stato Squid Game, tutti ne parlavano e se te non l'avevi visto eri una meba, e poi è stato il caso di Strappare lungo i bordi. Per quel che mi riguarda, io sono stata fortunata perché l'ho visto appena è uscito. E devo dire che questa idea di far uscire una serie che complessivamente durava un'ora e mezzo e si poteva guardare tutta tranquillamente mi ha permesso di finirla prima di essere tempestata dagli spoiler, perché questo è veramente un incubo del web. Vi prego, voi che non fate altro che scrivere spoiler, contenetevi. Detto questo, che cosa vorrei dire al riguardo di questa serie? È una serie di cui tutti stanno parlando. C'è chi grida al miracolo, c'è chi dice sì, carina, però dai. Qual è personalmente la mia opinione al riguardo? Cos'è che secondo me racchiude il suo successo e cos'è che invece potrebbe migliorare? Chi non conoscesse Zero Calcare, di fronte a questa serie troverà chiaramente degli elementi un po' insoliti, a cominciare dalla struttura stessa di questa serie, che vede una piccola narrazione in orizzontale che culmina invece a livello di tempo proprio narrativo negli ultimi episodi, e frammentata invece da questi aneddoti random sulla vita di Zero Calcare. Potrebbe rimanere stupito del fatto che tutti i personaggi tranne l'armadillo sono doppiati da Zero Calcare stesso, il fumettista, e soprattutto potrebbero non riconoscere che questo materiale è una rielaborazione di un materiale di partenza, delle strisce che escono sul suo blog periodicamente, dei video che Zero Calcare realizzava da solo durante la prima quarantena e alcuni dei suoi libri, in primo tra tutti La profezia dell'armadillo, il primo, il più famoso, quello che è stato anche tradotto in una non ben riuscita pellicola cinematografica, dove l'armadillo era una sorta di pupazzone con la voce di Valerio Aprea, mentre qui è Valerio Mastandrea, questi Valeri che doppiano gli armadilli. C'è veramente tanto da dire di questo progetto e secondo me la prima cosa da dire è che è estremamente valido. Non voglio fare spoiler perché io non sono una brutta persona, ma davvero, se non l'avete visto, guardatelo, se non altro proprio per ammirare un ottimo prodotto di animazione italiano. È secondo me il primo prodotto italiano Netflix veramente apprezzabile e sono contenta anche che lo stiano esportando. Per me a livello tecnico è fatto veramente bene e ho veramente apprezzato anche il doppiaggio, cioè dopo un po' veramente te lo dimentichi, è sempre lui che doppia tutti i personaggi. E ho molto apprezzato il fatto che comunque tutto ciò che si vede conduce alla morale finale, che è quella che, a parte le grandi battute, è rimasta nel cuore delle persone, no? Secondo me il grande potere di Zero Calcare, dai fumetti alle strisce a questa serie, è la sua capacità di essere globale nell'essere personale. Tutti quanti, no, vedendo questa serie, leggendo i suoi fumetti, si sono chiesti: ma quanto c'è di vero in queste storie che lui racconta? Partendo dal presupposto che è ovvio che la madre di Zero Calcare non sia Lady Cocca e suo padre non sia il padre di Kung Fu Panda. A partire da questo, però,
Gli episodi che Zero Calcare racconta sono così intimi, così personali, che inevitabilmente sul web si sono scatenate le domande. E nell'essere così specifici, cioè mi viene da citare la descrizione di casa sua con i precisi angoli che si sono riempiti di oggetti, o la sua ansia di fronte alla pizza da scegliere in pizzeria, riesce comunque a individuare delle ansie, delle situazioni che in realtà bene o male riguardano tutti noi nel nostro intimo. Ed è questa proprio la forza primaria di Zero Calcare, la sua capacità di entrare in contatto con il suo pubblico, quella di farci dire ehi anch'io, l'ho già vissuta questa cosa. E tuttavia, appunto, facendo degli esempi molto molto specifici, e questo secondo me è il primo consiglio che io vorrei dare a chi si trova a scrivere di cose di vita vissuta, perché sì, ha raccontato storie forse personali, ma è riuscito ad astrarle, quindi creando dei nuovi personaggi che sono caricaturali di determinati comportamenti sociali, non sono persone vere. E nel momento in cui andava a raccontare uno specifico episodio, una specifica ansia, ecco che la ingigantiva, no? Questo è proprio il concetto della comicità, la parodia. Mi viene in mente la scena in cui lui descrive il momento in cui ha smesso di andare bene a scuola, no? Quindi si apre la voragine infernale che risucchia tutti dentro, e da quella voragine escono le divisioni, no? Questa scena mi ha fatto morire, e questo secondo me è quello proprio che ti fa seguire, ti fa dire sì, parla anche di me. Detto questo, appunto, lui, per quante cose estremamente generiche racconta, non ha nemmeno mai paura di schierarsi. È un fumettista che a livello ideologico, politico, culturale ha delle idee molto precise, che non ha paura di mettere nel suo testo, e quindi anche per questo piace, perché chi la pensa come lui si affeziona, chi non la pensa come lui o guarderà qualcos'altro. E tutte queste battute, tutte queste cose che ci fanno sentire partecipi, ci fanno ridere con lui, sono ciò che ci danno maggiormente il colpo di grazia, quando invece lui con grande maestria ci va a ficcare dentro, senza mai essere esageratamente didascalico, senza mai voler fare una morale, quello che in realtà è un messaggio più profondo e anche difficile da digerire. Questo lo fa in tutti i suoi testi, dal Polpo alla gola, Cobane Calling, c'è sempre questa capacità. E devo dire che l'unico fumettista che a me fa un effetto simile è Leo Ortolani, però paradossalmente Leo Ortolani è ancora più caustico di lui, perché per ogni volta che ti dice qualcosa di profondo ci mette subito dietro la battuta, mentre Zero Calcare non ha paura di tenerti nel dolore se è necessario. Quindi queste, secondo me, sono i segreti di questa serie, questo è il motivo per cui piace tanto. L'unica critica che io mi sento di fare alla serie è il fatto che, appunto, soprattutto nei primi episodi c'erano questi momenti, no, che poi si scopre erano stati un po' presi, messi lì e incollati, appunto ritagliati e incollati da altri fumetti, da altre vignette, alcuni proprio dai video della quarantena erano stati messi lì così, che sembravano un po' incollati appunto con le forbicione a punta arrotondata, non con l'accetta. Diciamo che personalmente si vede, ecco, che ha tutto scritto da solo. Magari se si fosse fatto affiancare da uno sceneggiatore, sarebbero magari stati più in grado di prendere la trama orizzontale e di inserire questi momenti, perlomeno facendoli evocare, legandoli a qualcosa che accade loro, no? Mi viene in mente tutta la storia di lui alle elementari e alle medie, appunto, non è evocata da niente, cioè l'episodio comincia lì. E quindi a livello di ritmo, a livello di intensità e pathos, i primi episodi personalmente si sono un po' trascinati, no? Cioè io lo guardavo perché ridevo, però non è che c'era qualcosa che mi portasse avanti, mentre
da un altro in poi, ovviamente la trama ti prendeva. Poi ovviamente si capisce che tutto quello che hai visto riconduce dove lui ti voleva portare, ma ripeto, tornando indietro avrei detto sì, forse però potevi montarlo un pochino meglio. Questa è l'unica critica che mi sento di muovergli. Per il resto, non solo è un buon prodotto, ma è estremamente valido e sono molto molto contenta che sia stato realizzato. Voi che cosa ne pensate? L'avete visto? Vi piace? Non vi piace? Lasciatemi un commento qua sotto e se queste mie pillole di script vi piacciono, mi raccomando, iscrivetevi. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.